Abbiamo rappresentato una situazione severa riguardo al suo stato di salute, nell'ambito del quale medici, anche medici francesi, raccomandano riposo assoluto e quindi impossibilità da parte sua di procedere con l'ordinarietà della vita normale, a maggior ragione una sua presenza in un contesto come quello naturalmente particolare di natura processuale. Ciò nonostante, credo anche con enorme senso di responsabilità, il dottor Berlusconi ha consentito a che questa, che era un'udienza cadenziata da tempo, tra l'altro nell'ambito della quale era anche stata prestata una condizione di oggettiva sicurezza per le difese e per la procura riguardo alla sua normale svolgimento, e quindi ciò nonostante si è consentito che l'udienza senza la sua presenza potesse tenersi. I medici gli hanno consigliato riposo assoluto, senza entrare con la verità sullo specifico medico che comunque è stato naturalmente fatto oggetto di circostanziata produzione documentale.